Dopo aver navigato tutta la notte, buttiamo l'ancora nella baia di Puerto Ayora, capoluogo dell'isola di Santa Cruz. Raggiungiamo il pontile a bordo della nostra scialuppa e osserviamo incuriositi l'attività nel porto. Dopo giorni lontani dalla natura, eccoci in mezzo agli umani. A bordo di un torpedone, lasciamo il capoluogo verso le alture dell'isola. Attraversiamo una vegetazione lussureggiante, accompagnata da una leggera pioggia, la prima dell'inizio del viaggio. La nostra destinazione è un centro di protezione e reinserimento delle tartarughe. Con meraviglia osserviamo il guscio di una tartaruga e scopriamo la struttura protettiva dell'animale. Oltre alla spina dorsale, si possono individuare le singole costole fuse per formare la corazza. Questa è la specie di tartaruga più grande del mondo. Un esemplare adulto pesa fino a 230 kg. Può arrivare fino a 1,80 m di lunghezza e 1 di altezza. La stagione della riproduzione ha luogo nel periodo più freddo dell'anno, all'inizio di maggio e giugno. Le tartarughe hanno bisogno di un periodo di 20 anni per raggiungere la maturità sessuale e questo fa sì che sia ancora più difficile allontanarle dal pericolo di estinzione. Darwin rimase colpito dal fatto che si potesse capire dalla forma della corazza da quale isola provenisse una tartaruga. La diversa forma della corazza dipende dall'ambiente in cui una tartaruga vive. Le tartarughe che popolano le isole più secche hanno carapaci sul davanti, così da poter raggiungere la vegetazione. Le tartarughe sulle isole più grandi con una diffusa vegetazione hanno carapaci a cupola che le aiutano a passare attraverso gli arbusti. Lasciato il centro, facciamo tappa in un gigantesco tunnel di lava. Nel pomeriggio visitiamo il centro Charles Darwin, fondato nel 1959, il cui obiettivo primario è proprio la conservazione delle Galapagos. Oltre 70 scienziati sono attivi in diversi programmi di conservazione, studio e mediazione. Scende un'altra notte sulle Galapagos, la nostra ultima prima di lasciare l'arcipelago.